Eccoci qua. Allora, grazie. È un debutto televisivo nella fiction, che adesso si dice così, una volta si diceva lo sceneggiato, adesso si dice la fiction. È un debutto anche da conduttori, perché adesso per un po' parleremo con questo gruppo d'ascolto privilegiato che abbiamo qui. Sì. Andiamo a presentare, dalla mia sinistra abbiamo Paolo Poli. Salve. Maurizio Micheli. Toni Garrani. Francesca Reggiani. E poi guarda caso una coppia. Scusate, fatemi solo presentare un attimo, poi litigate dopo. No, un attimo. Simona Izzo e Ricky Tognazzi. E un'altra coppia. Remo Girone e Vittoria Zinni. Va bene? Vabbè, insomma, abbiamo visto il filmato. Il filmato è un po' un excursus, si dice così adesso, sulle vicende di coppia. Chi meglio di voi, coppia A e coppia B, dalle quali abbiamo preso ispirazione per questo film? Voi sapete che abbiamo proprio preso da voi. Chi meglio di voi può dirci, ma queste proiezioni, lasciamo stare gli exit poll, le proiezioni sono vere, queste cose che diciamo noi, capitano, succedono? Come vi siete sentiti coinvolti? Andate avanti, via. No, intanto ci siamo molto divertiti perché siete bravissimi. Vabbè, questo è doveroso. Noi i complimenti non ne erano. No, questo è doveroso. E poi, certo che ci si riconosce, ma magari ci si potesse trasformare così. L'idea della trasformazione, del travestimento. La verità è che io sono sempre io e lui è sempre lui da 9 anni. Lo dice un po'. Non glielo detto. Ma guarda che lui si è trasformato. No. Lui è diventato un figo della Madonna. Essere informe. No, a parte il fatto che lui mi dà la colpa del fatto che gli sono venuti i capelli bianchi. Io dico, io l'ho conosciuto già da 30 anni, adesso ce n'è qualcuno in più. Beh, ma sono venuti tutti insieme, dai, non è possibile. Ma dire, di solito c'è. Scusa, difenditi. No, infatti non è che c'è bisogno che mi difendo, perché. No, ecco. Però, voglio dire, comunque questa improvvisa trasformazione non è normale nell'arco di un mese. Io certo. Ce l'avevo. No, lui un mese dopo c'aveva i capelli bianchi, è vero. Ha preso una paura improvvisa. Però era lo shock, capito? Era lo shock per avermi incontrato. Cioè, che... Ah, ecco, quello è stato. Poi, siccome io amo gli uomini maturi, mi piacciono, era più giovane di me, allora dico, vieni, mi incontro. Adesso certo. Finalmente mi ha raggiunto, cioè la mia età, basta. Sentiamo viceversa la coppia B. Anna, poi puoi venire anche tu, perché dividi con me la responsabilità di questo quacquera qua che stiamo facendo. La coppia B, che ha una vicenda, adesso io sapevo dai trascorsi, che ha una vicenda di rossa alle spalle. È vero. Prego. Una volta, siccome ci fotografavamo. Conoscete Remo Girone, la piovra, questo non ricordiamo il presentatore. Siccome ci fotografavano e ci fotografavano sempre insieme. Sì. Allora stavamo proprio. Eravamo sempre noi. Ai campionati di tennis di un paio d'anni fa. E dice, quella è Girone e la moglie, vabbè, ma quelli stanno sempre insieme, l'abbiamo visti e rivisti. Due palle, dicono in questi casi. Infatti, sì, quelli che vogliono lo scoop a tutti i costi. Esatto. Ma voi sempre insieme, che palle. Per fare uno scherzo, una sera... Io ho avuto proprio l'idea di dire, adesso facciamo uno scherzo ai fotografi. Ho trovato una parrucca rossa piena di boccoli, così mi sono messa una minigonna e siamo andati così, nascondendosi. Come ci siamo nascosti, hanno visto questa cosa, subito a fotografare tutti come pazzi, eravamo sempre noi. Ma nel corso del travestimento... Maremo, Non è successo niente, né prima né dopo, perché avrei dovuto non saperlo che era sempre certo. Lei. Quindi anche fuori onda un minimo di attizzamento non l'hai provocato. Lo sapeva. Abbiamo degli altri reperti di coppia. Alla nostra sinistra, l'ala single. Prego, fatti tu l'ala a sinistra. Beh, tu sei mamma felice da pochi giorni. Sì, esatto, vorrei evitare lo scoop dell'allattamento appunto in diretta. No, io le ho detto, tira fuori e fai vedere, perché voglio dire, un bel seno tra della mamma che... La nascita dei bambini è una delle cause principali della separazione, della frattura totale, della sì, coppia. Sì, della trasformazione psicofisica. Come divide un bambino, poi due, poi tre, no? Esatto. Voglio dire, hai confermi? Insomma, guarda, non lo so, ancora sono in una fase così grande confusione, perché è il primo mese, quindi ancora non ho ben che capito ti credi che cosa mi è successo innanzitutto, che cosa è successo. Che cosa è successo? Ci riconosci però stasera. Sì, però mi hanno portato a Saxa Rubra e improvvisamente
qualche coordinata ce l'ho. Vabbè, sei nella fase che ancora il bambino unisce, ancora vabbè. Sì. Ci risentiamo prossimo. Ci risentiamo il prossimo anno. E abbiamo una coppia di diversi, Garrani e Mirabella. Non c'è Mirabella. No, Garrani è padre, figlie, no? Sì, ecco. I bambini dividono. Ecco, questo è appunto proprio interrogativo. Ve l'avevamo per... cioè, è vero. Glielo dire a Francesca, però non glielo dire. Ne ho un modello recentissimo che ha due mesi. No, ho una figlia. Ha due mesi. Ah, dai, quella nuova, sì, quella che ho preso da poco, sì. E ha le coliche d'aria e le coliche d'aria pure possono la mia, quella che ha preso da poco, la moglie o la figlia? In diretta su Rai 1 le coliche d'aria della figlia di Garrani, un applauso, questa è Televisione Verità. È Televisione Drammatica dell'angoscia. Le coliche sono una delle prime cause della separazione di cui si parlava. Perché provocano l'insonnia dei genitori. Le coliche sono una delle, dei primi alibi che si prendono per dire che è stata la causa delle separazioni. Questa è una visione parziale. Però sono direttamente proporzionali con la crisi di coppia. Eh sì, col gorgoglio. E la parliamo della crisi di coppia e del gorgoglio della figlia appena nata. Maurizio Micheli, anche lei... Volete un gorgoglio in diretta? Posso farlo, eh? Si fa tutto noi. Cosa... Come si è visto? Lei è praticamente, lei si è riconosciuto in Tonino, no? Io ho preso spunto. In Tonino? No. Ho sceneggiato, dico, sì, ho preso sì, no, spunto. Visto, detto, giuro che l'ho visto, io voglio l'ho visto, fare un parola alla Michele. No, dunque, la storia è molto bella, complimenti, mi sono finalmente divertito. Io non posso parlare di coppia, io sono poligamo, potrei però parlare hai le coliche di coppie. Però hai le coliche d'aria. Continuamente. Continuamente e non fa dormire i genitori. No, però devo dire una cosa, per non parlare un attimo di coppia. Sì, parlare poligamo con donne diverse o con donne stessa donna che ruota? No, donne diverse. Quindi non usi parrucche. Non ho bisogno perché cambiano automaticamente di loro, di suo. Invece io devo farvi i complimenti perché sono contento di aver visto ieri e oggi finalmente un film TV italiano fatto da attori bravi e prodotto dall'Italia. Ti ringrazio molto. Grazie Maurizio. Grazie a tutti e a tutti. Guarda che io li prendo con veramente. Con voi i nostri ospiti, no, esami, perché sono di Genova. Paolo Poli, ragazzi. Allora Paolo sono rimasto l'unico singolo, no, perché appunto, gli altri tutti hanno delle storie di intanto coppie, di amore. Intanto io mi ginocchio perché Paolo Poli in televisione è uno scoop. Anche perché così si viene uguali, vedi? Sì. La prima volta. Cioè, dopo tanti anni. Sì. Come osservatore guarda, single. Mia nonna, somiglia un po'. Sì. Come osservatore single, sì. È fondamentale il tuo punto di vista. Io posso fare riferimento solo a altre cose artistiche, alle scene di matrimonio di Bergman. Sussurri e grida c'erano più sorelle. Qui ce n'era due sole, sicché insomma. Poi era girato un po' meglio. No, lui è anche più vecchio di noi. È girato molto bene anche qui, avevi fatto la luce magica quando c'è il momento e la telefonata alla Buster Keaton, lì mi è molto piaciuta. Beh, sì. Perché poi ci ho trovato molto di teatrale in questi continui giochi, il baffo storto, l'affare così, e di cinematografico. Ho trovato poco televisivo, perché di solito... Invece ai tempi miei la televisione aveva un ritmo molto adagiato, molto lento. Cominciava con l'inquadratura della porta e non si sapeva chi sarebbe venuto fuori, se la Pisana o qualcun altro, è vero? Invece adesso ho trovato che avete fatto il montaggio cinematografico rapido, serrato. Non era preparato da noi, dici cose di tua spontanea volontà. Vero? No, perché io poi non la vedo quasi mai, la televisione per me è una novità. A me il piccolo schermo, sarà che sono vecchio, mi piacevano quei bei testoni al cinema col fumo, tutti pigiati, quando c'era anche la perversione, invece ora tutte salette. La perversione è in altri programmi, ma non sì, ma non importa. Volevamo partire con il primo. Io voglio fare una domanda. Mi scusi, lei si tenga caldo, regista. Dunque, che tra poco partiamo. Sostengo, possono intervenire tutti. Io sostengo che il film va a finire male. No, come Tullio sostiene che il film va a finire bene. No, c'ha ragione, Anna, no, ragazzi, facciamo un momento di analisi di gruppo. Solidarizziamo, momento di analisi di gruppo. Finisce bene. Perché loro scelgono la fantasia, cioè scelgono i personaggi. Io ti prego di controllare la pagina 7-7 del televideo. Finisce bene. Vogliamo votare per chi dice che finisce bene. Se finisce male, perché non ci può essere scampo. C'è un fondo di pessimismo fortissimo, ma va benissimo, perché poi la vita è così. Privilegiano i personaggi. Ci dici pessimiste noi che lo leggiamo male? Io sono del parere che il finale è veramente drammatico, ma ha ragione Anna. Ma hai visto un altro film, ragazzi? Era la russa. Votiamo, si rimettono insieme. Votiamo. Travestiti. Nelle quadrature totali si vedono questi prezzolati che sono dietro, che non sono prezzolati. Nelle altre trasmissioni usano i prezzolati. Noi abbiamo invitato gli attori che hanno partecipato. Facciamo una votazione. Gli attori che ci hanno condotto. Facciamo una votazione.
per chi è che finisce bene e per chi è che finisce male. Allora, anche voi da casa sintonizzatevi 00,1 perché finisce bene e 00,6 allora, perché finisce bene. Alzino le mani gli ottimisti. Ecco, vedi? 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 Una mano in ritardo, poi le spiegherò perché lei l'alza perché finisce male facciamo la riprova. Benissimo, allora amici ascoltatori, mandate le cartoline e via. Io vorrei partire col reperto, col primo reperto filmato che fa parte della puntata di ieri, alcune tracce della puntata di ieri. Ecco il reperto in questa magica inquadratura, eccolo qua. Questo sono allora, data l'ora tarda, mi sono concesso questo reperto. Ritorniamo, adesso il resto si capisce chiaramente, ritorniamo, ci siamo concessi questa piccola scena erotica. Io volevo fare una... Avete trovato identificazioni in questa cosa? Io la trovo molto vera. Ma perché non l'hai mandata fino alla fine? Molto vera, la trovo. No, ragazzi, ma io prendo le tue difese, ma io ti difenderò, tranza. Capisco, questa è una... Simona Hip in diretta dichiara con Stante Vicino la sua dolce metà che la trova molto vera. Spiegaci. Ti spiego. No, cioè, io la sento molto realistica. Voglio dire, non perché mi succeda, Ricky. Ah, no, certo. Stai tranquilla. Ti succede da altre parti. No, anche perché ci arrabbiamo molto. Perché io gli dico, guarda, che in quei momenti lì io non ti amo, non ti voglio bene, ti amo. Che è molto diverso, no? Perché il bene, la coniugalità... No, lui sarebbe molto su questo. Sì. No, però anch'io, scusami, anch'io, se tu penso che tu ti sfili e ti rinfili, mi arrabbierai anch'io. No, è legittimo. Io non mi sfido, no. Voglio dire, ma le donne, poveracce, capito? L'ansia domestica, la fatica. Non si può pensare che andando a letto dopo aver lavato i piatti, uno immediatamente si sente Jessica Rabbit. Una c'ha ancora l'odore dei fritti. È vicendevole questo discorso. Ma no, perché voi i piatti non li lavate mai, adesso non voglio dire. Ma neanche se c'è vicino Humphrey Bogart. Ma è un problema dissociarsi dalla domesticità e dalla coniugalità. Per cioè uno si porta la casalinga anche a lei. Si porta l'odore dei fritti, dei piatti. Sentiamo un'opinione della Marchesini, che è una nota casalinga che fa la triccia. La visione di Simona mi sembra un po' pessimistica, ma io sarei ancora più pessimistica, nel senso che non è sufficientemente pessimistica, perché tu attribuisci al maschio una lieve maggiore felicità, forse, nei confronti, in quanto si dissocia dalla domesticità. E no, secondo me si è nella stessa identica. Si può essere nella stessa identica situazione nel momento in cui... Poi non l'hai mandato a finire, perché ti sei censurato il tuo... Sì, no, va bene. Che era il massimo. Io volevo, alla fine il minimo del godimento. Ma io non amo apparire. No, scusa, io volevo fare una piccola prova. Qui abbiamo un caso tipico di un attore, Pachi Valente, che praticamente lui cosa fa? Lui praticamente sulla scena è Francesco e nella vita è Tonino. Nella vita. Ti chiederanno dopo l'ascolto. Perché questo enigma? Calmati. Posso rispondere. Pachi Valente, come sappiamo tutti, è il consorte, la dolce metà della signora Marchesini. Altro scoop che ci permettiamo noi in diretta qui da Rai 1. E piantala. E volevo sapere, scusa Pachi, voglio fare una domanda un po' alla Frizzi. Ma Anna è più Rossana o più Tiziana? Questa è la C2, questa è la C2, facessi la B2. Amico Frizzi, è dura stare tra loro due. Anna, è più Rossana o più Tiziana? Allora, intanto rispondo prima, perché hai notato che ho alzato una mano in ritardo. Sì, no? L'ho alzata tu, perché riflettevo su una frase che ha detto Maurizio Micheli, e giustamente ha detto: è ottimista questa fine perché vince la fantasia. Sì. E quindi ho alzato la mano perché in effetti la fantasia... Ti sei associato.
Anche se Anna è, beh, è, mi fa impedito come Tonino nella no, perché, no, perché prima hai detto Dio, non un voglio, po' meno, insomma. Però, insomma, tu sai, con Anna io scrivo e basta. Anna questo è un altro scoop che vi do. Con Anna io scrivo e basta. Anna. Poi il resto lo fa lui. Guarda che, se guarda, lei scrive guarda con che me, ma non voglio essere messo in mezzo così. Per un momento, se lei scrive con me le cose che voi vedete da casa, gliele ispira lui! No, adesso veniamo. No, sono costretto. Posso rispondere? No. Posso rispondere alla domanda? Calma, ragazzi. Vorrei rispondere alla domanda. Allora, Anna e tutte e due. Tutte e due. Anzi, direi altre quattro personalità. Anna e sé è tanta. Però io vorrei certe volte io le dico. No, ma l'ho notato anch'io che è tutte e due. Non mi vuol far parlare, non mi vuol far parlare. Adesso vogliamo interrompere il discorso. Quanto c'è di proiettivo in quello che uno scrive e quello che uno rappresenta? E io direi tutto. No, voglio dire. È frutto di una, di un ego di ascolto, me ne vado di altre situazioni che non ci appartengono, voglio dire che sono Anna, guai. Anna dire... il terrore, zitta, io dico una cosa però. Anna ha il terrore di essere un po' Tiziana. Sì. È molto rossana e a lei piace essere più rossana, a volte anche Tiziana. Non è vero. Io Tonino non sono male. Togliamo da questo angolo la connessione familiare. Posso? Mi dica. Professoressa, volevo uscire un attimo fuori tema. Vediamo. Allora. Nel senso che una delle scene, ecco, quella schioppatina automatica che, in cui tu ti producevi, veramente è stata una delle scene più esilaranti, anche più tristi, profondamente tristi. La schioppatina, diciamo così, che diciamo che la schioppatina sarebbe l'atto erotico tradotto, però una schioppatina veramente, ecco, in automatico, una delle scene veramente più tristi e più divertenti del telefilm. Mi auguro solo per tua moglie che nella vita tu ti esplichi un po', ecco, benissimo. Invece una cosa che volevo dire, che esula dallo sceneggiato, è che qui ci ritroviamo molto piacevolmente un po' di amici di Accademia d'Arte Drammatica, ed è stata anche una cosa bellissima ritrovarci, anche se con dei cammei, come si suol dire in gergo, anche nel telefilm. Così io, Francesca Gatto, Natalino Russo, Ennio Coltorti, il nostro Lorenzo Salvetti. Scusa, che è lì in fondo. Ma voi compagni d'accademia, quando fate quelle cene insieme parlate così come abbiamo visto? Vi dite le stesse cose? Beh, però ci sono anche gli uomini, quindi si sente anche il parere maschile. Ascolto, gli attori nascono facendo la scuola. Certo. No? Cioè, oggi si è un po' persa questa tradizione, però noi una volta l'attore veniamo faceva da quella scuola. Ti vieni da pontificare. No, perché è importante, perché loro dicono, ma l'accademia che cos'è? Che è una cosa... L'accademia... No. D'arte drammatica, dove noi veramente ci siamo molto divertiti, perché era una di quelle scuole che ci siamo scelti e non era una scuola dell'obbligo. E al tempo si faceva roba. Già, voglio dire, quegli anni 70. Da lì alcuni spunti che abbiamo tradotto. Si era rossi, al tempo si era rossi. E mi ricordo di un saggio che abbiamo fatto io e Anna, cos'era, un atonico di Kurt Lynn. Sì. Dove ci divertivamo tantissimo a fare anche lì tanti personaggi. Sì. Ecco, chiusa la parentesi, complimenti per le tue schioppatine. Impressa la schioppatina. Io volevo però finire questo giro breve, che è iniziato con un filmato hard e che voglio concludere subito perché l'ora è tarda. Quindi voglio dire, siete d'accordo con me? Dico, il sesso è alla base delle incomprensioni, delle crisi, no? Sì, io. Siete d'accordo con me? Io non ho visto la prima puntata, tu mi perdonerai. Lei non è venuto con. Scusi. Non ho visto la prima puntata. Ma lui è venuto col Pullman B. Sì, no, lei deve venire col Pullman B, era l'entrata alla mensa. Lei è venuto. Ho visto la parte della seconda, però credo di aver capito abbastanza. Voglio dire, questa scena era esemplificativa di quello che sto dicendo. Questa faccenda qua finisce con la morte della fantasia, perché solamente quando uno con la propria compagna riesce a reinventarsi tutte le volte, può forse uscire dalla noia e dal dramma della vita quotidiana. E questo? Lo so. Ma questi sono due auto della... Io voglio sapere chi ha scritto questa storia. Voglio sapere chi ha scritto questa storia, perché voglio dire, io do ragione a te, perché secondo me loro risolvono al di fuori della coppia, incontrando qualcosa che è altro da sé. Brava! Ecco, in questo senso, l'essenza mortaccina del finale di questo film, nonché del senso... Ma non è mortaccina, è molto. C'è nel volo. È una colomba che si libra in aria. Una colomba, ma mortaccina. È molto mortaccina. Scommetto che a casa vi frega niente. È vero, frega. No, perché noi possiamo anche cambiare argomento. Cambiamo argomento. La signora si è alzata e è andata in bagno. Va bene, cambiamo argomento. No, perché ho... Vorrei andare col secondo reperto.
Secondo te così ci togliamo dal discorso della coppia, che poi dopo un po'... Ecco, il secondo reperto che vediamo sempre, che era presente ieri. Vadi pure col secondo. Mia sbiadita, Vadi. Finalmente ti ritrovo. Abbracciami, sbiadita. Anna, quanto ami. No, sto qua. Anna, quanto ami. Ma, sbiadita, ma tu forse non puoi vedermi? No, sono diventata cieca. Oh, e quando hai perso la vista? Alla 22esima puntata. Sì, ma alla 35esima me la ridanno. Oh, meno male, sbiadita, la mia sbiadita. Io ti ho lasciato che eri piccola ed eri sana. E ora ti ritrovo cieca. Ti ritrovo povera. E per di più orfana. No, no, per fortuna orfana no, Anna quanta omi. Mamma slavata è ancora con me. Sì, mamma slavata? Sì, è di là che cuce per me. E cucina quel tozzo di pane che ci rimane. Oh, Anna quanta omi. Dicevo, adesso sei anche orfana. Ma non ti devi preoccupare, perché bene, io sono venuto. Grazie per questi reperti. Ritorniamo in studio. Ritorniamo in studio per parlare con un marziano, un alieno. Lei non possiede la televisione. Ho saputo da un vecchio apparecchio, ma non la vedo mai. Lei non vede la televisione. Non le piace un granché. Non le piace. Quindi voglio dire, preferisco andare al cinema fuori. Io sono uno che vive da solo. Ma nel 1995. Nel 1995 non possedere la televisione è un atto o eroico o è la denuncia vero. Amnesty International. No, va quindi bene. Quindi tu, Ambra, non sai chi è. Sì, l'ho vista, però voglio dire, nella Belle Époque le signore prendevano la morfina, ma poca, la cocaina, ma poca, e anche la televisione veniva a pigliare in piccole dosi. Perché me la vuoi dare? Sono venuto qui e stasera ho fatto una bella scorpacciata, però mi dura per un po'. Forse c'è bisogno di un digestivo. No, ma mi è piaciuto molto l'inserto del teatro nel teatro, perché io vengo dopo Pirandello e quindi così. No, tra l'altro, sì, voglio dire... Mi è piaciuta la maga che parlava come fai tu con gli spettatori, fingendo di vederli. Quindi dici, sono già in sintonia con... Perché quando si faceva noi in bianco e nero nei film... Questo tempi, volevo dire, lui è una pietra miliare della televisione. Figura, ci chiedevano, ma voi ci vedete a casa? Dico, sì signora, si vede anche noi. Attraverso quel lumicino, quando si accende, che vuoi fare? Sì. Credevano che fosse reciproco, capito? Sì. Comunque, guarda carini siete, vedi in ginocchio le mie bambine. Sì. Sì. Anche perché la televisione è un cemento del focolare domestico al quale io ho dato fuoco. Io sto bene da solo. Quando si dice senza famiglia, io mi frego le mani, dice, che gioia. Sono andato per visitare la casa di riposo di Bologna. Dice, guardi, questa più che una casa di riposo è una famiglia. Per carità, non ci verrò, allora gli ho detto. Già hanno avuto troppo della mia, è vero. Le conduzioni familiari sono dei film dell'orrore. Dell'orrore, sì, Adams. Assolutamente sì, sempre. Concordo. Quindi questo ritratto della televisione vi tiene concordi con il signor Poli, che la vede da esterno? A giro, tutti l'avete fatta la televisione, loro un po' meno, loro un po' meno. Io l'ho fatto tanto. Beh, insomma, sì, no, però appunto, chi la fa non la vede, quindi, no, cioè quella... Ecco. E allora, però, sono d'accordo con Poli quando dice che è un cemento, è vero, voglio dire, noi passiamo molte ore davanti alla televisione. Ci addormentiamo, mangiamo, facciamo cose, e ritorniamo al discorso di prima. Cioè, praticamente luna latte anche perché alle 3 di notte, quando sai l'allattamento alle 3 di notte, non trovi la luce, una luce fioca, è la televisione. Con le coliche d'aria. Vedete, Ricky, non la spegni, io alle 5. La televisione è multiuso, dorme, le coliche d'aria, aiuta molto durante le coliche d'aria, perché quando fa quel tanto di luce che non è troppa, e però ti consente di vedere... Cosa fai? Sì. Quindi lui non la spegne, no, io mi sveglio la mattina alle 5 con CNN perché lui non ha spento la televisione, cioè una cosa terrificante, è veramente. Però c'è questa illusione internazionale. Tu guardi CNN? Sì, io lui, guardo sai CNN. Sai che lui è mezzo cioè, cioè, noi abbiamo. Lui stiamo allevando, Basta. Scusa, no, io sto ripetendo. Pololis, e tu guardi CNN? Io sto. Stiamo allevando una generazione di cuccioli che devono avere la luce della televisione per individuare il capezzolo materno. Ma aspetta, io farei veramente un appello. Anche di maschi, allora. La luce della televisione. Per individuare beh, è un orientamento assolutamente degenerativo nei confronti delle future. Eppure fa. Fa, eh? Sì, aiuta. Fa. Perché anch'io come luce in camera da letto ci ho preferito.
perché se mette la luce, cioè, ma, mette questa luce fioca. Un eroe della televisione dei nostri tempi, quale Remo Gironi? Mi scusi, Remo Gironi. Dica. Che rapporto ha lei? Mi scusi, Remo Gironi. Dica. Che rapporto ha lei? Hai fatto La Piovra 28 adesso, hai girato, sì, no? La Piovra 20, come eravamo? La vendetta. Ma la 42esima puntata gliela ridanno. Come noi. Tu quando esci dalla televisione, che sei un fruitore di televisione? Abbastanza, sì, abbastanza. Onestamente abbastanza, sì. Vedi? Sì, sì. Ti rivedi? Quando ci sono io è la cosa che guardo per prima, naturalmente. Poi guardo anche gli altri qualche volta. Grazie per questa sera di averci concesso. Viva l'onestà! Io ammetto. Tu l'hai guardata, sono sicuro. No, ma io le piovre l'ho viste tutte, eh? No, ma. Oh, tu mi puoi interrogare? Ti interroga. Fatti interrogare sulle piovre, che la sai. No, dimmi. Fatti interrogare. No, no, ieri sera l'hai guardata da casa, scommetto. Sì, l'ho guardata. La tua puntata. Sì, sì, l'ho guardata. Sì. Beh, sai, quando ci sei, tu ti rivedi... Sì, quando passa in televisione la stessa sera. No, ma l'effetto che hai, qual è? Che proiezione hai quando ti rivedi? Di solito penso, speriamo che abbiamo fatto abbastanza spettatori. Perché se no non ce la fanno più fare. Ai tempi suoi... Quando ti vedi, ti caro signor Poli, ai tempi suoi non c'era la mannaia dell'Auditel. No, perché c'era un'unica emissione e in quel momento si accendeva una lampadina e si andava dal vivo e quello era. Ma la verifica il giorno dopo come avveniva? Ma dal salumiere, dice, ah, l'ho veduto ieri. Non c'è come i generi alimentari per stabilire quanto è buono un grazie. Programma. Salumiere, verdure. La sora Auditel. Questo funziona anche oggi però, questo sì, funziona sì, anche sì. Oggi. Cioè uno il giorno dopo va al mercato a fare la spesa e... Sì, però trovavo, scopri che indice d'ascolto, due, mi trovavo salumieri a Napoli con Massimo D'Apporto, tutti lo fermavano per la strada, c'è il dottore, non sapevano che si chiamava Massimo D'Apporto, sapevano che era il dottore, sì. Ma non sapevano chi era l'attore, certo. Stava recitando lì a teatro, nessuno andava a teatro. Me chiamano Guzzanti ancora. Vedi? È un pubblico molto diverso. Anche a me chiamano Lopez qualche volta. Sì, ma ci sono... Non solo chiamano Lopez, dice vabbè, un errore di cognome, eccetera. Dicono, ma Lopez si è tagliato i baffi. Quindi proprio io credo che sia un errore di sbaglio tremendo. E... L'Auditel viene calcolato anche su questo, diciamo, questa continuazione. Sì. E se Sabasso è colpa anche di questo. No, se Sabasso è colpa anche di questo. Hai capito? Se facciamo qualcosa. Il professionale è stato misurato in questi 30 minuti, che parevano di libero cazzeggio, ma facevano Auditel. Quindi fa testo. Se domattina non verifichiamo un certo dato, ecco, caro signore. Maurizio Michele, ritorna alla campagna e torniamo alla campagna, poi al suo teatro e quindi è gratificato. No, io poi sono ormai per con un piede nella fossa. Come diceva Paola Borboni, ho fatto tanto Pirandello e nessuno se ne è accorto. Ho avuto un matrimonio fortunoso, una vedovanza tragica, il giorno dopo ero popolare. Vuol dire che in Italia piace più la famiglia del teatro. Evviva Lorella, tranquilla! Noi mi sembra che no, abbiamo... Si potrebbe aprire un tema interessantissimo, cioè la realtà e la finzione, la vita e l'arte, cioè al pubblico piace più la verità, quindi la vita, quindi tutti i programmi legati alla vita e alla realtà, o la finzione che in questa serata mostro popolata di attori, perché è una serata mostruosa per la televisione, solo attori praticamente, è un tema, io potremmo parlarne un'ora e mezza. Io colgo lo spunto per tornare a Bomba, me l'ero preparato questo. Torniamo a Bomba. Perché sul giornale di ieri, su un quotidiano di ieri, non dico quale per non fare pubblicità, c'era scritto... Ignobile da parte vostra, secondo c'era me. Scritto questa... Porto San ignobile. Giorgio, sì. Quella cosa dei due che si sono incontrati. Porto San Giorgio, allora, il marito sempre fuori casa e con la voglia di qualche scappatella extraconiugale. La moglie insoddisfatta decisa a costruirsi una vita erotica parallela. Ed è bastata un'inserzione su un giornale di annunci hard per farli rincontrare, come era successo la prima volta quando si erano conosciuti tanti anni fa. Cioè, questi sono andati oltre. No, scusa, io neanche ne so una che è ancora meglio, ed è vera. In un piccolo paese il bidello della scuola elementare faceva dei film porno con le mamme che accompagnavano i bambini e c'è un marito che ha comprato un film porno e ha riconosciuto che quella era sua moglie dal cane che passava, non dalla moglie, capisci? Aveva portato il cane. È passato il cane e ha detto, ma quello è il mio cane, allora è mia moglie. Allora, ecco, fatelo ma senza cani. Vi salutiamo. Grazie, salutiamo i nostri ospiti. E noi continuiamo a parlare. Noi continuiamo a parlare. Voi collegati col telegiornale perché avrete da andare avanti, per l'amor di Dio, non voglio. E allora, ma il cane, che razza era? Torniamo al caso della realtà della finzione. Parliamone tutta la notte. Della realtà della finzione. Sì. È più meglio. Una cosa molto carina.
Carolina diceva che il cinema, come diceva sul cinema, ma la possiamo applicare a tutto, al teatro, alla televisione. E alla vita. Che il cinema non morirà mai, ma diciamo anche la televisione, perché noi non possiamo fare a meno di vederci vivere. Questo credo che ma sia. Ma questa è una storia. È una... Sì, io direi di concludere. Con la grazie quale. Simona la possibilità per questa griff finale. Salutiamo.